26 gennaio 1941. Mobilitato con il 121° battaglione d'assalto a Littoria, i 28-1 trasferiti da Littoria con marcia abbiamo raggiunto Cisterna. Qua restammo accantonati per 17 giorni e tutti i giorni istruzioni e manovre di guerra. Il 15 febbraio 41 partiti da Cisterna, diretti per raggiungere il porto d'imbarco di Bari. Il 16 febbraio 41, imbarcati a Bari, il quale prima di effettuare l'imbarco siamo stati fermi. Il 3 marzo 41, imbarcati a Bari, col piroscafo Vera. Il 2-3, 1941, sbarcati a Durazzo, Albania, e raggiunto l'accantonamento dove siamo rimasti per 2 giorni. Il 4 marzo spostati dall'accantonamento, raggiunto l'accampamento di Seleuci dove siamo stati fermi per giorni 3. Il 7 marzo spostati dall'accampamento selenico abbiamo raggiunto l'accampamento di Buzi. Siamo arrivati a Buzi alle ore 4 di mattina e alle ore 8.30 incursione aerea nemica, mentre alle ore 11.40 iniziano tiri di artiglieria di pezzi di medio calibro. Il 9 marzo, ore 7 mattino, apertura di fuoco di pezzi di artiglieria di lungo tiro, italiano. Il detto mattino, ore 11, una nuova incursione aerea nemica che ci causa vari morti e feriti. Questi sono i nostri primi caduti. Ore 15 pomeriggio, tiri di artiglieria di pezzi di medio calibro nemico. 10 marzo, marcia di avvicinamento al monastero. 11 marzo, raggiunta la prima linea monastero, il fango ci arriva alle ginocchia, il tempo è piovoso, il nemico, accortosi del nostro avvicinamento, apre il fuoco, al quale noi non abbiamo risposto per non farci scoprire. Eravamo appoggiati fortemente dalla nostra artiglieria. Così, dopo breve, fermato il fuoco nemico e calmata la nostra artiglieria, ci portammo a carponi in mezzo al fango che ci avvidiva. Sotto la prima linea del nemico, neanche a 20 metri, pronti per andare all'assalto, se non che venne un contrordine prima di muovere l'azione, ripiegare più indietro per prendere posizione. Il ripiegamento era determinato dal tempo che non ci permetteva di andare all'assalto del nemico. Ripiegati con il massimo ordine, fatto in tempo a prendere posizione. Era già venuta l'alba del mattino, 12 marzo 41. Il nemico fece un tentativo di assalto alle nostre posizioni, ma noi lo abbiamo respinto con le nostre potenti bombe a mano e lo abbiamo costretto a ripiegare. Il nemico per tutta la giornata ha concentrato su di noi un gran numero di mortai di calibro 105. Che ci fecero diverse perdite tra morti e feriti. Venuta la sera e il buio, allora usciamo fuori dalle nostre piccole buche costruite in giornata con i nostri attrezzi leggeri.
ma erano piccole, bisognava ingrandirle per poterci star bene. E allora il mio comandante di compagnia esce fuori anche lui dalla sua buca per impartirci ordini e per insegnarci come ci si doveva piazzare. Mentre che si stava a lavoro per costruire queste buche, la sera passava calma da ambo le parti. Una bomba a mano delle nostre, non esplosa, lanciata la detta mattina contro il nemico che era venuto all'assalto, veniva toccata da un nostro soldato, senza averla vista, e così esplose in mezzo alle gambe del nostro comandante di compagnia, provocando diverse ferite a tutte le gambe, e così, con molto dispiacere, siamo rimasti senza il nostro comandante di compagnia. Il tenente Mario Luigi, e così trascorremmo la notte con calma da ambo le parti. A mattino del 13 marzo, azioni di artiglieria da ambo le parti e sempre qualche colpo di mortaio arrivava su di noi facendo qualche vittima, e così fino a mezzogiorno. Trascorsi pochi minuti da detto mezzogiorno, si scaraventa su di noi una pioggia di proiettili di mortaio che batteva il terreno palmo per palmo, come pure le nostre artiglierie piombavano su di loro. Erano tanti i proiettili che passavano su di noi che ci sembrava di trovarci nel mezzo dell'inferno. Diversi furono i morti e i feriti. Appena dopo questo grande bombardamento, erano le ore 2, ormai ci si intimava l'assalto, e così uscimmo dai nostri ricoveri come tante belve e accorremmo all'assalto. Conquistati 500 metri di terreno e subito là prendemmo nuove posizioni. Il duce personalmente stava all'osservatorio. Le nostre perdite sono gravi. Tra morti e feriti prendemmo posizione 70 miglia in tutto del battaglione. Gli altri si trovavano sbandati da destra e da sinistra. Ma subito alla sera si riunì tutto il battaglione. Ma circa mezzo battaglione era stato messo fuori uso. In questo ottavo giorno avemmo pure un altro tenente comandante del primo plotone ferito, Pennacchietti. E così per tutta la notte i mortai nemici battevano sempre, ma meno fitti del giorno. Al mio fianco c'era un ferito, un mio camerata Carraro Desiderio, e durante tutta la notte non mi riuscì di portare via questo ferito. Erano le 4 del mattino, il fuoco si era calmato, e allora il mio dovere era di togliere subito il ferito. Trascostato al primo posto di medicazione, nel mentre accompagnavo il ferito, la luna era chiara, il nemico si avvistava e ci tirava con i mortai calibro 105 addosso. E a me non mi restava altro di fare sempre coraggio al ferito, e così, a piccoli sbalzi, adagio adagio, lo portai al primo posto di medicazione e ricevette le prime cure, dove lui aveva la ferita, al piede destro. A questo posto di medicazione non si trovava nessun portaferito, e allora mi toccò portarlo al secondo posto di medicazione, che si trovava sopra la strada, che si trovava lontano, un paio di chilometri lontano dall'altro. Questo secondo posto di medicazione portava il numero 56, sezione di sanità, dove io, per regolarizzarmi di fronte ai miei superiori, mi feci rilasciare un biglietto. Intanto era venuto il mattino del nuovo giorno 14 marzo, e nel mentre andavo a raggiungere il mio reparto, venivo fermato da un console a me sconosciuto e mi chiese perché mi trovavo solo. Ed io gli risposi: signor console, ho accompagnato un mio camerata ferito al posto di medicazione. E lui, con modi gentili, mi chiese il biglietto rilasciato dal posto di medicazione. Ce lo mostrai e mi disse: un bravo,
e mi intimò di seguirlo ed io lo seguii per strada facendo, mi disse che era già giorno ed era pericoloso andare a raggiungere il reparto e così mi portò al comando di legione che si trovava alla seconda linea e lì mi fece restare per tutta la giornata a disposizione della compagnia. La compagnia comando di legione. Così venne la sera. Appena buio mi ordinò di raggiungere il mio reparto e lo raggiunsi con molta tranquillità. Dal mio comandante, appena raggiunta la linea, ebbi un bravo che avevo messo in salvo un nostro camerata. E così trascorse la notte in quel ricovero rigido. Il mattino del 15 marzo appare calmo da ambo le parti e così tutta la notte. Appare il giorno 16 marzo e trascorre calmo, con qualche colpo di granata da ambo le parti. Viene sera, appena buio i greci ci contrattaccano con armi automatiche. Noi non rispondemmo neanche con un colpo di moschetto. Intervenne la nostra artiglieria e così cessò l'attacco. Appare il giorno 17 marzo e trascorre calmo con qualche colpo di artiglieria da ambo le parti e così trascorse la notte. Appare il giorno 18 marzo e dal mattino a mezzogiorno trascorre calmo verso le 2 del detto giorno, mentre si stava sicuri e si stava per venire giù un po' di pioggia, arriva improvvisa e spaventosa una bomba di mortaio nemico, facendoci 8 perdite, tra i quali 5 morti e 3 feriti. E così trascorse la sera e la notte. Viene la mattina del giorno 19 marzo ed sferrano l'offensiva le nostre artiglierie. Ci pareva che si incendiasse l'aria, i proiettili passavano a centinaia su di noi, nel frattempo i nostri carri entrano all'offensiva, ma respinti dal nemico dovettero ripiegare con gravi perdite da parte nostra. Appare il giorno 20 marzo e trascorre calmo con qualche colpo di artiglieria da ambo le parti. Il giorno 21 marzo, fronte calmo da ambo le parti, raccolta e seppellimento dei caduti da ambo le parti. Il giorno 23 marzo, fronte calmo da ambo le parti, raccolta e seppellimento dei caduti da ambo le parti. 23 marzo, trascorso calmo, qualche colpo di artiglieria da ambo le parti, ore 1:30, mattino, lasciata la linea per andare a riposo. Giorno 24 marzo, mattino, inizio la marcia per raggiungere la località prima di sera. Eravamo fermi per consumare il rancio, nel frattempo ci piombava addosso l'aviazione nemica e ci bombardava, nessuna vittima. 25 marzo, raggiungemmo la località prescelta per il nostro riposo. Questa località chiamavasi Iga Grovia, che si trova a 5 km da Berat. 29 marzo, richiesta alla legione dal generale Diamante per organizzare il gruppo, lasciata la detta località nella quale noi ci si era a riposo, ci mettemmo in marcia per raggiungere la località Graconia. Lily Molly.